Un giorno ho cominciato a sentire qualcosa nel metrò, e due o tre giorni dopo è successo di nuovo, e alla fine me ne sono reso conto. È facile da spiegare, sai, ma è facile perché in realtà non è la vera spiegazione. La vera spiegazione semplicemente non si può spiegare. È un po' così, guarda. Ma davvero non hai mai fatto l'amore con la marchesa? Le devi chiedere di sedersi sullo scapello dorato che hai in un angolo della camera da letto, accanto a una lampada molto bella, e poi... Oh, è già tutto. Soldi e senza vestiti, Johnny ossessionato da qualcosa che la sua povera intelligenza non riesce a capire, ma che fluttua lentamente nella sua musica, gli accarezza la pelle, lo prepara forse ad un salto imprevedibile che noi non capiremo mai. Ieri né Marcel né Art si sono resi conto che Johnny non era matto quando si è tolto le scarpe in sala di incisione. Sospirando, Art ha finito di bere la birra e mi ha guardato con aria lugubre. Io gli ho chiesto che altro aveva fatto Johnny, e lui mi ha detto che dopo averli stufati tutti con le sue storie di foglie e di campi pieni di urne, si è rifiutato di suonare ancora ed è uscito a fatica dallo studio. Marcella gli ha preso il sax per evitare che lo perdesse di nuovo, lo spaccasse, e insieme a uno dei ragazzi francesi l'ha portato in albergo. La mattina dopo trovo Johnny nella cronaca nera del Figaro, perché durante la notte pare che abbia incendiato la sua stanza d'albergo e sia scappato di corsa nudo nei corridoi. Sia lui che Dedè sono rimasti illesi, ma Johnny è in ospedale sotto vigilanza. Sono andato subito in ospedale, Johnny sta delirando, ha in corpo abbastanza droga da far impazzire 10 persone. La povera Dedè non è stata capace di convincerlo a non fumare. Tutte le donne di Johnny finiscono per diventare suoi complici e la droga gliel'ha passata la marchesa. Del camarillo erano convinti di quello che erano, di quello che volevano, del loro diploma. Perfino il più modesto si sentiva sicuro. Era quello che mi irritava, Bruno, quello che si sentissero sicuri. Ma sicuri di cosa? Dimmi un po'. Quando io, un povero diavolo più pestifero del demonio, ero sufficientemente lucido da accorgermi che era tutto una gelatina, che intorno a noi tutto tremava, che bastava solo farci caso, zittirsi un po' per scoprire i buchi nella porta, nel letto, buchi sulla mano, nel giornale. Sarebbe bene che io andassi a dare una mano agli amici. Ho salito un'altra scala d'albergo per trovare Tita, che prendeva il tè, ed è che bagnava un asciugamano, Art e Delanui e Pepe Ramirez, che parlavano a voce bassa, e Johnny immobile a letto, un asciugamano sulla fronte e l'aria perfettamente tranquilla e quasi sdegnosa. Bruno, mi fa male qui, ha detto Johnny dopo un po'. Thank you.
Ho saputo suonare come dovevo, suonare quello che sono davvero. Capisci bene che non si possono chiedere miracoli a te, Bruno. In una stradina ci si avvicina un gatto bianco e Johnny si ferma a lungo ad accarezzarlo. Ora basta, pensai, trovo un taxi, lo porto in albergo e me ne torno a casa. In fondo l'unica cosa che ha detto è che nessuno sa nulla di nessuno e non è una novità. Ogni biografia lo dà per scontato, va avanti, capita. Andiamo, Johnny, andiamo a casa, che è tardi. Non credere che sia soltanto questo.